economia ha come suo principio il denaro. Un'economia per giunta che ha sempre meno a che fare con la ricchezza che si produce materialmente, penso all'agricoltura, penso all'industria, e sempre più con la ricchezza che si produce finanziariamente, cioè il denaro che genera denaro. E qui l'informatica ha dato una grande mano perché ha abolito il tempo, ha abolito lo spazio, due categorie antropologiche veramente molto importanti. Kant le definiva le forme a priori dell'umano, il tempo e lo spazio, e però la tecnica le ha bypassate, il tempo è il tempo dell'informatica e lo spazio è lo spazio dell'informatica, che non è più lo spazio reale e non è più il tempo reale. Bene, il denaro che produce denaro, Aristotele diceva che il denaro non può produrre denaro, perché il denaro non è un bene, ma è il simbolo di un bene, e coi simboli non si fa ricchezza. Nel Vangelo leggiamo in Luca l'espressione mutuum date nil in desperantes, prestate il denaro senza attendervi la restituzione. Provate a dirlo alle banche, le quali tra le altre cose hanno tutti i nomi di santi, no? San Paolo, Santo Spirito, però il modello è questo. Il denaro ha svolto un ruolo di emancipazione dell'umano non indifferente. Una volta un uomo doveva consegnare la sua vita a un altro uomo, il servo della gleba, al Signore. Tutta la sua vita era consegnata al Signore. Con l'introduzione del denaro, no, perché al Signore consegna solo la sua prestazione, non la sua vita. E quindi il denaro è stato un fattore di grande emancipazione della condizione umana. Hegel, dal canto suo, dice che sono persone solamente quegli individui che hanno denaro, perché quelli che non hanno denaro sono irresponsabili, non si possono neanche punire sottraendogli i beni, il denaro, perché non li hanno. Allora dice, la gran parte dell'umanità è costituita da individui che lui definiva polvere della storia, e solo nelle società civili abbiamo a che fare con delle persone, le quali sono tali perché, disponendo di beni e di denaro, sono costretti a stare a regole, a leggi, pena la perdita dei loro beni. E poi concludeva questa sua trattazione di apologia delle persone che hanno denaro dicendo «Homo sine pecunia, imago mortis». L'uomo senza denaro è l'immagine della morte. Questo Hegel. Ma Hegel introduce un concetto ancora più interessante, che è il seguente, su cui vale la pena di riflettere. Dice Hegel, quando un fenomeno aumenta quantitativamente, non abbiamo solo un aumento quantitativo di quel fenomeno, ma abbiamo anche una variazione qualitativa del paesaggio. Cosa vuol dire? Vuol dire che se qui avviene un terremoto di 2 gradi dalla scala Richter, nessuno di noi se ne accorge. Ma se viene un terremoto di 9 gradi, crolla tutto il palazzo e le nostre vite non si sa che fine fanno. Quindi l'aumento quantitativo determina una variazione qualitativa del paesaggio. Questo fattore è molto importante, cioè la quantità non determina solo un aumento di quantità, ma una variazione di qualità. Il primo a prendere in considerazione questo teorema di Hegel è stato il suo discepolo ideale, che era Marx, il quale dice il denaro viene concepito come un mezzo per realizzare determinati scopi, che sono la soddisfazione dei bisogni e la produzione dei beni. Però, dice Marx, riprendendo il teorema di Hegel, se il denaro aumenta quantitativamente e diventa la condizione universale per la realizzazione di qualsiasi scopo, il denaro non è più un mezzo, ma diventa il primo scopo per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e in che misura produrre i beni. Considerazione ineccepibile che noi in ambito filosofico chiamiamo eterogenesi dei fini, cioè i fini naturali, soddisfazione dei bisogni e produzione di beni, diventano mezzi
per produrre quello che precedentemente era un mezzo, cioè il denaro, il quale è diventato, per via della sua, del suo aumento e dell'essere divenuto la condizione universale per la realizzazione di qualsiasi scopo, il vero primo grande scopo. A questo punto succedono delle variazioni pazzesche, qui mi limiterò a indicarne una, che è per esempio la dipendenza radicale della politica dall'economia. In Platone pensava che la politica, come lui l'ha definita, fosse una tecnica regia, perché mentre le tecniche sanno come si devono fare le cose, la politica invece decide se e perché si devono fare, quindi governa le tecniche, compreso le tecniche economiche. Che succede però? Se l'economia è diventata la forma del mondo, la penultima forma, perché io sono convinto che la tecnica diventerà la forma del mondo definitiva, se diventa la forma del mondo, la politica non è più il luogo della decisione. Non è più il luogo della decisione perché la politica per decidere guarda l'economia. E allora il luogo della decisione si è spostato dalla politica all'economia. E i politici allora che cosa fanno? Vanno in televisione perché non hanno un altro luogo in cui la loro presenza diventa decisiva. Basta guardare l'Europa, il momento della decisione è cadenzato dal far di conto, dallo sguardo fondamentalmente economico. Questa è già una forma che ci mette in una direzione che non è quella a cui erano abituati i nostri padri e i nostri nonni, al punto da porre una domanda molto radicale e al tempo stesso inquietante: i fini dell'economia sono anche i nostri fini? Perché c'è un conflitto reale ormai tra il mondo economico e il mondo della vita. Il mondo della vita, economia oikos nomos, dovrebbe essere la legge della casa, ciò che consente a una casa, a una famiglia, oikos vuol dire casa, vuol dire famiglia, di sussistere e di stare possibilmente bene. Oggi l'economia non è più al servizio della casa, della famiglia, non è più al servizio del mondo della vita, degli umani, ma è un processo che procede per suo conto e sostanzialmente in conflitto col mondo della vita. L'esempio catastrofico della Grecia, dove hanno chiuso anche gli ospedali perché non hanno più soldi, adesso la gente è curata dai Medici senza frontiere, la lascia intendere questa conflittualità, questa non armonizzazione tra mondo economico e mondo della vita. E poi quel mantra pazzesco che si chiama crescita, che è diventata una sorta di forma mentis, qualcosa, basta che il PIL vada giù un po' che comincia una sorta di angoscia. Crescita, ma qui varrebbe la pena di riflettere un momento, perché il PNUD, che è il Programma delle Nazioni Unite dello Sviluppo, ci dà alcuni numeretti che, se vengono presi in considerazione, qualche riflessione ci obbligano a farla. E i numeretti del PNUD sono che noi occidentali, per occidente intendo l'Europa e l'America del Nord, che siamo circa 1 miliardo di persone, un po' meno, per mantenere il nostro livello di vita abbiamo bisogno dell'80% delle risorse della Terra. Va da sé che gli altri 6 miliardi se la devono sfangare col 20%. E allora è sufficiente che cinesi e indiani si mettano a mangiare una ciotola di riso in più, che noi non possiamo più mantenere questo livello. E io non so se queste considerazioni a me paiono così lapalissiane, che cosa vuol dire continuare a parlare di crescita? Possiamo davvero ulteriormente crescere il nostro livello di vita? Si tenga conto che il nostro livello di vita non è neppure esportabile, perché se tutti dovessero vivere alla maniera occidentale la Terra implode. E allora ci troviamo in questa contraddizione, su questa contraddizione bisogna fare i nostri ragionamenti. E come ci prevede l'economia poi, sempre all'interno di questo modello di crescita? Sostanzialmente ci prevede come produttori e come consumatori, in un circolo vizioso, perché se non si consuma non si produce, se non si produce si va tutti a casa senza lavoro,
E allora bisogna continuare a produrre, a consumare. Consumare vuol dire portare le cose a niente. C'è un sottile nichilismo che Nietzsche aveva già annunciato nel 1888, che consiste proprio nell'annullamento del valore delle cose, portarle il più rapidamente possibile al nulla. La data di scadenza non è solo un fattore che riguarda gli alimentari, ma tutte le cose. Leggevo 2 mesi fa un bel servizio su Repubblica in cui si raccontava come tutte le nostre macchinette, dai telefonini agli iPad, ai computer, hanno dentro il principio dell'autodistruzione, perché così dopo se ne possono produrre di nuovi. Qui siamo già alla perversione, no? Si rompe un frigorifero, viene il tecnico, qua dice, sa, i pezzi di ricambio più o meno costano come se lo comprasse nuovo. E così cominciamo a creare questa società dei rifiuti, costante, nichilistica, allo scopo di garantire la produzione, perché questo è il nostro sistema. E il nostro sistema prevede inevitabilmente questa circolarità produzione e consumo come qualcosa di ineluttabile. Ci sono poi 2 macchine che determinano ancora questo annichilimento delle cose. La prima l'abbiamo sentita ieri in una tavola rotonda dai rappresentanti della moda. La moda è una macchina nichilistica spaventosa, perché quello che va bene quest'anno non va più bene l'anno 21. Sì, certo, si potrebbero ancora mettere quei vestiti, ma non sono più socialmente accettabili. Anche le automobili si potrebbero utilizzare ancora, ma però socialmente non funzionano più come immagine, e allora bisogna portarle al nulla, la moda. L'altra macchina infernale di nichilismo del nostro sistema è costituito dalla pubblicità. Ho sentito che è un po' in calo in questo periodo, ma nulla rispetto all'effetto pubblicitario, perché la pubblicità ha questo di interessante, che nel nostro sistema che prevede il circolo consumo-produzione, la pubblicità si incarica non solo di produrre, di far produrre beni, ma si mette a produrre anche bisogni. Bisogni nuovi, in modo tale che attraverso la produzione dei bisogni si possono produrre dei beni indotti. Io conosco, ho conosciuto perlomeno il più grande pubblicitario, in occasione della traduzione di un suo libro in italiano, il più grande pubblicitario americano, si chiama Friedrich Beigbeder, nome tedesco, in realtà lui è francese, i soldi li ha fatti in America, e nel Novecento è diventato il più grande pubblicitario americano, ha fatto una macchina di soldi infinita. A un certo punto ha una revisione della sua vita, scrive un libro che in Italia è stato tradotto col titolo Euro 14,39, e nella sua introduzione ho portato 4 sue righe, dice: sono un pubblicitario, ebbene sì, inquino l'universo, io sono quello che vi vende tutta quella merda, quello che vi fa sognare cose che non avrete mai, cielo sempre blu, ragazze sempre belle, una felicità perfetta, ritoccate in Photoshop, immagini laccate, musiche nel vento. Quando a forza di risparmi voi riuscirete a pagarvi l'auto dei vostri sogni, quella che ho lanciato nella mia ultima campagna, io l'avrò già fatta passare di moda. Io vi drogo di novità, e il vantaggio della novità è che non resta mai nuova. C'è sempre una novità più nuova che fa invecchiare la precedente. Farvi sbavare è la mia missione. Nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità, perché la gente felice non consuma. E allora il cambiamento è quello di cominciare ad adattarsi a questo tipo di pensiero che vuole uscire dal nichilismo della produzione e consumo, vuole uscire dall'ideazione di bisogno allo scopo di creare produzione e ulteriore produzione. E qui è necessaria una grande riflessione, perché non l'abbiamo ancora fatta, continuiamo con un vecchio metodo
il metodo che occorre produrre per soddisfare i bisogni e produrre beni, ma attenzione, questi sono diventati ormai funzionali a quell'unica cosa che è la produzione del denaro. Questo ha cambiato anche la nostra percezione della terra, il nostro sguardo sulla natura, anche quello è diventato economico. La natura è visualizzata. Auto Hero. Compra la tua auto usata online e porta il nostro showroom a casa tua. Tu ordini, Auto Hero consegna gratis. Qualsiasi auto, ovunque. E puoi restituirla entro 14 giorni. Auto Hero. Ormai come materia prima. E questo su input cristiano. Per i greci questo era impensabile, perché la natura era pensata come quell'orizzonte immutabile che nessun uomo, nessun Dio fece, sempre stata è e sarà. E l'uomo deve armonizzarsi con le leggi di natura, dice Platone, uomo meschino, non pensare che questo universo sia stato creato per te, tu piuttosto sarai giusto se ti aggiusti all'universo armonia. E quando sorge il problema della tecnica e viene messo in scena nel V secolo a.C. da Eschilo, nella tragedia del Prometeo incatenato, il coro chiede a Prometeo, dimmi, è più forte la tecnica o è più forte la legge, la necessità che governa le leggi di natura? E Prometeo risponde, tecne dananches, astenestra, mecra. La tecnica è di gran lunga più debole, astenestra, astenia, di quanto non sia la necessità che governa le leggi di natura. Il mondo cristiano invece che cosa prevede? Il mondo cristiano prevede che la natura sia stata assegnata all'uomo per il suo dominio. Se andate a leggere il Genesi, vedete che sta scritto, Dio dice ad Adamo, dominerai sulle acque, sui pesci delle acque, sui volatili del cielo, sugli animali della terra. E questa struttura del dominio è diventato l'input della nostra cultura. La terra va dominata. La terra va utilizzata, la terra va sfruttata, la terra diventa il sostentamento dell'umano. Questo è il messaggio cristiano, antitetico, radicalmente antitetico a quello greco. E siccome tradizione giudaico-cristiana e tradizione greca sono le due fonti della cultura occidentale, quella che ha vinto è la tradizione giudaico-cristiana. E ha vinto perché, come dice opportunamente Nietzsche, ha detto agli umani, voi non morirete mai, mentre i greci sapevano di dover morire, chiamavano l'uomo il mortale. Ma che succede a questo punto? Con la scienza e con la tecnica nata nel 1600, nasce sotto un profilo anche lì profondamente cristiano. Hobbes, che inventa la scienza moderna, dice opportunamente, che attraverso la scienza e la tecnica noi ridurremo le conseguenze del peccato originale, che sono la fatica del lavoro e il dolore. Guadagnerai il pane col sudore della fronte, partorirai nel dolore. Ecco, scienza e tecnica faranno questa operazione e in questo modo concorrono alla redenzione. Per cui quando sentite i conflitti tra religione e scienza, sono increspature di superficie. In realtà la scienza è profondamente teologica. Perché? Perché il cristianesimo, e qui anche il luogo da cui dobbiamo distoglierci, il cristianesimo ha anche indotto una modalità di pensare, accennata poc'anzi da Giuliani, quando parlava di tempo ciclico, ha ideato un tempo escatologico così caratterizzato, ma questo è il luogo in cui ho sentito che continuiamo ad abitare, ascoltando le relazioni di ieri, ho visto, si continua a pensare in modo cristiano. E cosa vuol dire pensare in modo cristiano? Vuol dire pensare che il passato è male, il peccato originale, il presente è redenzione e il futuro è salvezza. Questo modellino del tempo è trapassato tranquillamente nel mondo scientifico, anche la scienza pensa in modo cristiano. Il passato è ignoranza, il presente è ricerca e il futuro è progresso. Più cristiano di così, il futuro è sempre positivo, il futuro è il luogo della speranza, il futuro è il luogo dove si rimediano i mali. I greci pensavano che l'età dell'oro fosse al passato e poi l'umanità procedesse per decadenza. Eschilo dice siamo già arrivati all'età del ferro, alla quinta generazione dopo l'età dell'oro. Ma anche Marx è un grande cristiano, anche lui pensa che il passato è male, ingiustizia sociale, presente rivoluzione, il futuro giustizia sulla terra.
Anche Freud, nonostante scriva un libro contro la religione, dal titolo L'avvenire di un'illusione, anche lui pensa in modo cristiano, che il trauma è nel passato, il presente è analisi, il futuro è guarigione. Tutto è cristiano in Occidente. Il cristianesimo non è solo una religione, è una cultura. Per cui io includo nei cristiani anche gli atei, anche gli agnostici, anche loro pensano che nel futuro c'è salvezza. Non lo so se possiamo continuare a pensare così. I giovani cominciano a non pensare più che nel futuro c'è salvezza. E la ragione la spiega molto bene Nietzsche, là dove dice, certo il futuro è sempre positivo, ma che succede? Succede che Dio è morto. Dio è morto non vuol dire stare a discutere se Dio esiste o Dio non esiste. Se uno muore vuol dire che prima era vivo. Allora se noi guardiamo il Medioevo e vediamo che la letteratura parla di inferno, purgatorio e paradiso, vediamo che l'arte è arte sacra, chi è venuto ieri a vedere l'Accademia ha visto che i quadri sono tutti quadri di arte sacra, persino la donna è donna angelo, Dio c'è, perché se io tolgo la parola Dio dal Medioevo non capisco più niente di quell'epoca. Ma se tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo lo capisco ancora, sì. Non lo capirei più se togliessi la parola denaro o se togliessi la parola tecnica. Quindi Dio è morto, non fa più mondo. E tutti i valori che erano agganciati, compreso quel valore assoluto che è la speranza del futuro, anche quello tracolla. E si entra in quella fase, Nietzsche dice bene, abbiamo perso l'alto e il basso, non sappiamo più dove andiamo precipitando, in un infinito nulla, che cosa sono diventate ormai le chiese se non le tombe, i sepolcri di Dio. E allora incomincia quella che lui annunciava come età nichilistica. Nichilismo, dice Nietzsche, in tre parole, manca lo scopo, cioè il futuro non è più una promessa. Manca la risposta al perché. Che ci faccio al mondo se il futuro non è più una promessa? Tutti i valori si svalutano. Che i valori si svalutano non è assolutamente interessante, nel senso che la storia è sempre andata avanti per trasmutazione di valori. Se non si fossero svalutati i valori saremmo ancora all'età dei babilonesi. Prima della rivoluzione francese la società era organizzata secondo valori gerarchici, dopo la rivoluzione francese si è organizzata secondo valori di cittadinanza e di uguaglianza, almeno formale, i valori si sono trasformati perché i valori non sono entità metafisiche che scendono dal cielo, sono dei coefficienti sociali con cui una comunità decide di convivere con la minor conflittualità possibile. Questi sono i valori e niente di più. Quindi che crollino i valori non è interessante, ma è interessante invece manca lo scopo. E là dove il futuro non è più una promessa, ma diventa se non una minaccia, certamente qualcosa di imprevedibile, è chiaro che retroagisce come demotivazione. Perché devo studiare? Perché mi devo impegnare se davanti a me non c'è un futuro? E questo accade oggi, perché quando io mi sono laureato nel 1965, sono laureato a giugno e sapevo benissimo che a ottobre, dopo aver vinto un concorso, sarei andato a insegnare filosofia in un liceo. Se oggi uno si iscrive a filosofia, sa per certo che in un liceo non ci finirà mai. E allora, quando il futuro, è la forza del futuro che ti fa impegnare, ma se il futuro è vuoto, allora se il futuro è vuoto, che fai? Perdi motivazione. Siete domandati perché i ragazzi bevono, perché si drogano? Io la spiegazione me la son data, perché non vogliono assistere alla loro insignificanza sociale, perché vivono di notte e non di giorno, perché il giorno non li coinvolge, non li chiama per nome, e allora nel rifiuto della loro insignificanza sociale cercano di non esserci. La droga non è tanto un piacere, è una come si chiamano quelle cure per non sentire il dolore? Anestesia, è un modo per non sentire il fatto di essere inessenziali. E noi siamo al 43% di questa popolazione che si sente inessenziale. E se noi consideriamo
che dai 15 ai 30 anni i giovani hanno il massimo della forza biologica. Infatti cosa fanno? Vendono il corpo, o nella forma dello sport, o nella forma della bellezza, o nella forma anche della prostituzione, che comincia già in tenera età, perché è l'unico valore mercantile che hanno, la bellezza del loro corpo, la forza della loro biologia. Massimo della potenza sessuale, ma non riproduttiva, perché gli organi sessuali raggiungono la maturazione intorno ai 13-14 anni, ma si può generare fino a 30-35, non per ragioni stranissime, ma per ragioni economiche. Ecco qui di nuovo l'economia che confligge col mondo della natura. Per ragioni economiche, Jean Maritain, un filosofo francese, amico di Paolo VI, un filosofo cattolico, diceva che la nostra civiltà ha prodotto degli angeli che Dio non aveva previsto. Chiaro che i giovani non fanno gli angeli, però la loro sessualità non è riproduttiva. E poi la cosa ancora peggiore è che la perdita peggiore è la loro intelligenza. Dai 15 ai 30 anni ha il massimo della potenza intellettuale, una potenza intuitiva, un'intelligenza intuitiva, magari poco organizzata, ma molto ideativa. Einstein ha trovato la sua formula a 24 anni, non a 70. Io stesso le cose che vado dicendo ho cominciato a scriverle intorno ai 30 anni. Il mio primo libro si chiamava Il tramonto dell'Occidente, avevo già capito come andava a finire la musica. Poi può darsi che sbaglio tutto, però perché non utilizzare? Cosa pensiamo noi? Supponiamo che la società sia un organismo e noi facciamo a meno del massimo della forza biologica, del massimo della forza sessuale, del massimo della forza ideativa e poi pensiamo di avere ancora futuro? Monti diceva che una generazione è già persa, adesso io direi che ne è già persa anche una seconda. Ma questi comunque arriveranno a dirigere questa nazione. E come si sono preparati? Facendo fotocopie, facendo stage, con contratti di un giorno? Che esperienza hanno maturato nel mondo della vita? Va bene, torniamo a questa nostra natura pensata come materia prima. E anche qui diceva bene Heidegger nel 1927, quando scriveva Essere Tempo, che ormai abbiamo cambiato la percezione del mondo naturale, perché lo guardiamo solo dal punto di vista economico, già allora, nel 1927, e diceva quando uno entra in una foresta vede legname, pensa al legname, vede un fiume e pensa energia elettrica, guarda il suolo e pensa il sottosuolo. Cioè questo sguardo della natura esclusivamente come materia prima. Ma dice, arriverà il tempo, e forse siamo già arrivati, che la materia prima più importante di Wichtigster Rohstoff sarà il corpo umano. Materia prima. E allora, in un contesto di questo genere, come si fa? Come si fa una volta che lo stesso nostro sguardo percettivo non riesce a catturare se non ciò che è utile, ciò che è sfruttabile, ciò che è impiegabile? Per cui la terra cessa di essere la nostra dimora, ma diventa il nostro sfruttamento. Anzi, Heidegger dice, siamo passati dall'uso della terra alla sua usura. Abbiamo un'etica che possa salvaguardare la tecnica? No. Kant aveva formulato un'etica molto nobile, che noi riassumiamo in una sua frase, l'uomo va trattato sempre come un fine e mai come un mezzo. È un'etica che non si è mai realizzata. Kant lo sapeva benissimo, ma non è importante che le etiche si realizzino, è importante che costituiscano, che siano delle figure regolative, cioè dei modelli verso cui tendere. Se da noi viene un immigrato, il fatto che sia uomo non è che lo fa considerare un fine, diventa un fine alla sola condizione che si traduca in profitto, ma la condizione dell'immigrato non è diversa da noi. Noi acquistiamo rilevanza sociale solo se produciamo, per cui è la produzione che giustifica l'esistenza, non il fatto di essere uomo. L'uomo va trattato sempre come un fine, mai come un mezzo. Anche questo è molto cristiano, anche se Kant non se ne era reso conto, perché voleva costruire un'etica che prescindesse dalle religioni, perché siccome l'etica deve valere per tutti,
deve fondarsi sulla sola ragione. Ma chi ha detto che l'uomo è il vertice del creato? La tradizione giudaico-cristiana. Quella greca diceva: uomo meschino, non pensare che questo universo sia stato fatto per te. Ecco. Allora, con un'etica che prevede l'uomo come fine, vuol dire che tutto il resto è un mezzo. E questo poteva andare bene all'epoca di Kant, quando l'umanità aveva pochi uomini, pochi abitanti, e la terra era grande rispetto al numero della popolazione. Ma oggi, nell'età della tecnica, l'aria è un mezzo o è un fine da salvaguardare? L'acqua è un mezzo o è a sua volta un fine da salvaguardare? E la flora, e la fauna, e l'atmosfera, e la biosfera, e il buco dell'ozono, sono tutti mezzi? Abbiamo un'etica che si faccia carico degli enti di natura? No, non l'abbiamo, perché le etiche che abbiamo formulato fino adesso sono etiche che si sono fatti carico solo della riduzione dei conflitti tra gli uomini, ma non si sono fatto carico degli enti di natura. E le etiche, per funzionare, non è sufficiente che siano enunciate. Per funzionare è necessario che diventino psiche, che siano interiorizzate psicologicamente. Se io stupro una ragazza, sono immediatamente percepito come colpevole, peccatore, indecente. Ma se inquino, vuol dire che le colpe nei confronti della natura non sono diventate psiche, non sono state interiorizzate. E in quanto non interiorizzate, anche le etiche che si dovessero formulare a salvaguardia del mondo naturale non sono efficaci. Abbiamo vissuto, a partire da 25 anni fa, il crollo dell'Unione Sovietica. Questo ha determinato la globalizzazione del nostro sistema, e non so, sotto l'entusiasmo della globalizzazione, il nostro sistema non ha già visto il suo suicidio. Nel senso che il nostro sistema reggeva la sola condizione che il resto del mondo non fosse ai nostri livelli. E fino a qui ci eravamo riusciti attraverso il colonialismo territoriale, e ancora oggi un po' ci riusciamo attraverso il colonialismo economico. Ma ce la facciamo noi a diffondere il nostro sistema in tutto l'universo? O ha ragione Charles Bukowski quando dice: il capitalismo ha soppresso il comunismo. Bene, dice lui. Ora il capitalismo divora se stesso. E qui abbiamo sentito anche la difficoltà di che cosa significa globalizzazione in queste giornate. Noi con la globalizzazione abbiamo esportato il mercato, abbiamo cercato di esportare la democrazia, esportare quello che ancora non abbiamo, perché la democrazia non so quando c'è mai stata in Occidente. Nel senso che l'impero romano non era democratico, il sacro romano impero ancora meno, le signorie principiate lasciamo perdere, l'illuminismo ci ha provato e non ci è riuscito, il positivismo neppure. Nel Novecento abbiamo avuto fascismi e comunismi, non so quando c'è stata la democrazia, perché la democrazia non significa andare a votare, questo è un modo di eleggere i capi, la democrazia vuol dire creare le condizioni per cui tutti possano avere un accesso a tutte le possibilità che una società offre, questa è democrazia, non il voto in sé è abbastanza inessenziale. La democrazia, i diritti umani, però se democrazia e diritti umani confliggono col mercato, allora si dimentica la democrazia, si dimenticano i diritti umani e funziona solo il mercato. Funziona solo il mercato, ci si può rivoltare di fronte a questa situazione? Ogni tanto io chiedo ai giovani: perché non fate la rivoluzione? Glielo dico provocatoriamente. Nel 68, quella piccola rivoluzione che è stata nel 68 era fatta da persone borghesi che avevano studiato, che stavano abbastanza bene e hanno fatto anche una bella traccia di disordine nella storia e anche di rinnovamento disordinato fino addirittura alle frange estreme delle Brigate Rosse, e però stavano molto meglio dei giovani d'oggi. Provate a pensare che se nel 68 si fosse offerto un contratto pro-cocò o a progetto a un giovane, ma avrebbero fatto saltare la fabbrica o l'ufficio. Perché siete così rassegnati? Chiedevo loro. E fai, cosa devo fare? O così o niente. A me lavorare anche 3 mesi mi consente di fare qualcosa. C'è questa struttura della rassegnazione dei giovani.
E anche questa la si capisce benissimo. Perché sempre Hegel ci aveva detto che la rivoluzione è possibile alla sola condizione che esista il conflitto tra due volontà. Dice Hegel, che non era marxista perché era un grande conservatore di destra, dice Hegel, la volontà del servo contro la volontà del signore. Simbolicamente, negli anni 60, la classe operaia è Agnelli, volontà del servo, volontà del signore. Oggi però, sia il servo che il signore, sia il datore di lavoro che l'operaio, si trovano dalla stessa parte e hanno come controparte il mercato. E che cos'è il mercato? Il mercato non è una volontà. Il mercato sono due asse cartesiane, no? Su una la domanda, sull'altra l'offerta, il punto di incrocio è il prezzo. E come fai a prendertela col mercato? Chi è il mercato? Che è la controparte sia del datore di lavoro sia dell'operaio, anche questo è un grosso cambiamento. Il mercato è nessuno. È vero che Homero ci ha insegnato che nessuno è sempre il nome di qualcuno, ma questo qualcuno non si vede e allora resta quel nessuno con cui prendertela, con cui prendertela. Chiudiamo con una frase molto importante, profetica, di Heidegger, il quale di fronte a questa situazione ha scritto nel 1952: inquietante non è che il mondo si risolva in un unico apparato economico-tecnico, ancora più inquietante che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Ma la cosa ancora più inquietante è che non abbiamo un pensiero alternativo al pensiero che sa fare solo di conto. Denken als Rechnen, un pensiero che sa solo calcolare. E non avendo un pensiero alternativo al pensiero come calcolo, non c'è nessuna possibilità di riscattarci da questa situazione profondamente nichilistica, profondamente antitetica al mondo della vita, e non abbiamo nessun'altra possibilità, perché anche i pensieri che apparentemente non sono calcolanti, come può essere l'arte, la musica, eccetera, in realtà l'arte, quando un quadro diventa arte, quando entra nel mercato, prima non ha valore. Il valore glielo conferisce il mercato, non l'arte. L'arte non è più in grado di conferirsi valore. E allora questa è la situazione. Inquietante non è che il mondo si trasformi in un unico apparato economico-tecnico, ancora più inquietante che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Ma la cosa ancora più inquietante è che non abbiamo un pensiero alternativo al pensiero che fa di conto. E allora questa è la nostra paralisi. Mi ricordo qualche mese fa, sono andato, vivo a Milano, ma insegno a Venezia, quindi tutte le settimane vado a Venezia. Una volta è venuta su una ragazza con un'arpa, che è uno strumento musicale abbastanza ingombrante, no? Quindi ha creato la curiosità un po' di tutto lo scompartimento. Si è sistemata e a un certo punto un signore molto distinto e anche molto garbato inizio una conversazione con lei, le chiede che cos'è questo strumento, dove si suona, quando si suona, se è difficile impararlo, in che contesti viene utilizzato, che soddisfazione le dà. La ragazza era molto interessata che qualcuno si occupasse di lei e della sua arte. E dopo questa bella conversazione, che sarà durata una mezz'oretta, il signore distinto gli dice: ma adesso signorina, mi dica, con questo strumento dov'è il business? Ecco qui il pensiero calcolante, il pensiero che sa fare solo di conto. E allora, se questa è l'unica modalità con cui noi pensiamo, e proviamo ad inoltrarci nel futuro facendo ancora più algoritmo, facendo ancora più conti, e vediamo se riusciamo a far accadere quello che ieri Gubitosi, incidentalmente, non so quanto consapevolmente, parlando della popolazione che diventava sempre più urbana e sempre meno rurale, è sempre meno distribuita sul territorio, parlando della digitalizzazione gli è uscita una frase: chissà se saremo più felici. Qui vi lascio con questa domanda. Io penso di no. I nostri nonni forse erano più poveri, ma forse non è mica detto che fossero più infelici. Fermiamoci qua.